Da giocare si muovono i ragazzi di Sala Consilina con Merlo che gioca, vai in uno contro uno sotto mano da dietro, bellissimo. Isil tecnica per Lalo Merlo che infatti non sbaglia il primo tiro libero a disposizione, realizza anche il secondo. Pallone facile facile da sotto, accorciando ancora la distanza, meno uno in questo momento, ma Merlo mette subito le cose a posto. Tiro, un po' di confusione adesso, ma rimette tutto in ordine Della Cruz che vede Misolic, poi Merlo che si lancia solo soletto a canestro, che si appresta a servire dall'altro lato. Gangale fa girare la palla poi mezza capo ed ecco ancora Merlo, decide di andare in tiro, stand back di Lalo Merlo, i liberi, doppia cifra già raggiunta anche per lui, 12 punti con questo per Lalo Alvaro Merlo che realizza anche la linea di metà campo. Vede Morciano, si muove in baie, cerca la palla, poi Gangale, ancora Morciano, cercato ancora Gangale da questo lato della Cruz, velocemente il pallone ed ecco Lalo Merlo, mato da Mbaye, è sempre lui il gigante di colore della Dieseltecnica, e Lalo se ne va. Eccolo che esce, riceve palla dall'altro lato, Lalo taglia benissimo, poi gioca uno contro uno, va Lalo Merlo, difesa da parte della Dieseltecnica con Lalo che va ancora, Merlo 2, vantaggio minimo ma pur sempre vantaggio per i ragazzi di Paternoster, con Merlo che va dentro uno contro uno, la mette dentro. Intanto Melillo gli rubano la palla in maniera eccezionale ed è ancora Merlo a lanciarsi